29 gennaio 1979 è un lunedì, un freddo e piovoso lunedì d'inverno. Come ogni mattina, Emilio Alessandrini esce dalla propria abitazione in via Montenero 8, a Milano. Alessandrini è un magistrato, ma anche un padre premuroso. Ogni giorno, prima di recarsi al lavoro, accompagna suo figlio Marco a scuola. Marco ha 8 anni e frequenta la quarta elementare presso la scuola di via Colletta. Verso le 8:30 Emilio Alessandrini riaccende il motore della sua Renault 5 rossa e si avvia verso il suo ufficio presso il Tribunale di Milano. Percorre un breve tratto di via Umbria e si ferma al semaforo all'incrocio con via Tertulliano. Quando scatta il verde svolta verso via Muratori e affiancato una Fiat 128 bianca. A bordo ci sono 5 uomini. Sono 5 terroristi di prima linea. All'improvviso le portiere della Fiat 128 si spalancano. 4 terroristi scendono velocemente dall'auto e si dirigono verso la Renault rossa di Emilio Alessandrini. Sono armati, sparano. Il giovane magistrato è colto di sorpresa, è colpito da 8 colpi di arma da fuoco, alla spalla e alla testa. Emilio Alessandrini muore all'istante. I terroristi risalgono in auto e scappano. Per coprirsi la fuga e creare confusione tra i passanti, lanciano un candelotto fumogeno, uno stratagemma che useranno anche l'anno successivo, il 19 marzo 1980, quando uccideranno Guido Galli, un altro magistrato. Il 29 gennaio 1979 Emilio Alessandrini ha 36 anni. È nato in provincia di Pescara il 30 agosto 1942. Nel 1964 si laurea in giurisprudenza presso l'Università di Napoli. Inizia la sua carriera presso il Tribunale di Bologna. Il 16 dicembre 1968 è trasferito a Milano presso la Procura della Repubblica dove ricopre la carica di procuratore. Nel 1973 Emilio Alessandrini è nominato magistrato. Segue da vicino le indagini della strage di Piazza Fontana ed è tra i primi a puntare il dito verso i gruppi eversivi di estrema destra. Nello stesso periodo svolge indagini riguardanti gli ambienti dell'estremismo di sinistra, in particolare nell'area dell'autonomia operaia milanese. Emilio Alessandrini sa di essere già da alcuni anni nel mirino dei terroristi. Nel 1972 una bomba esplode nel cortile della sua abitazione. Il 13 settembre 1978, durante una perquisizione, alcune foto di Emilio Alessandrini sono ritrovate all'interno di un covo di prima linea. Dopo pochi mesi, il 29 gennaio 1979, l'agguato mortale. All'incrocio tra viale Umbria e via Tertulliano, un tragitto che il giovane magistrato percorreva ogni giorno, alla stessa ora. Un bersaglio facile per i terroristi. Eppure, Emilio Alessandrini era solo, senza scorta. 2 giorni dopo l'omicidio di Emilio Alessandrini, i terroristi fanno ritrovare un volantino di rivendicazione. È firmato Organizzazione Comunista Combattente Prima Linea. Nel volantino, Emilio Alessandrini è accusato di essere uno dei magistrati che maggiormente ha contribuito a rendere efficiente la Procura di Milano. In altre parole, Emilio Alessandrini fu ucciso perché era un bravo magistrato e perché faceva bene il suo lavoro.